Benvenuti ad un mio nuovo video che vuole essere anche oggi una riflessione, quindi un riflettere, sì, sui disagi che a me provoca andare dal parrucchiere. Allora, io premetto che sono magari cose che io magari esagero, cioè che per me sono gravi, ma che in realtà sono magari esagerate, che alla gente normale non importa nulla, non ci fanno caso, e però io, essendo un po' fobica, vedo tutto più grave di com'è. E quindi oggi voglio dire quali sono quelle 8 situazioni, 8 cose che comunque mi mettono a disagio quando vado dal parrucchiere, cioè quando andavo dal parrucchiere, perché ormai sarà tipo un anno che non ci vado più o meno, sì. Perché io, appunto, mi crea veramente molto disagio psicologico e quindi non riesco ad andarci. Magari poi io sono quella sfigata che ha trovato sempre magari delle situazioni un po' così, che secondo me non sono appunto igieniche, ma che magari in realtà altri parrucchieri sparsi nel mondo o anche in Italia invece non fanno, e quindi magari voi siete più fortunati e trovate delle situazioni migliori. Comunque, la prima cosa che a me dà fastidio quando vado dal parrucchiere è notare, vedere i capelli un po' ovunque, ma tipo i capelli quelli tagliati, no? Quelli piccoli, no? Tagliati, che sono infilati un po', diciamo, nei bordi, nelle fessure comunque ovviamente delle poltrone o comunque delle sedie, che magari, ecco, appunto, difficilmente si riescono a togliere così con una passata via, quindi rimangono lì. E a me vedere questi capelli in giro così dà fastidio. Io sono proprio fobica per queste cose, cioè tipo anche i miei stessi, se io li vedo per terra, tipo, che ne so, nel mio bagno che ha comunque il pavimento bianco, cioè io li devo subito raccogliere, non ci posso stare, mi dà proprio fastidio, perché mi dà proprio un senso di sporco, che ne so, penso poi quei capelli dove possono volare, dove possono andare, insomma, non mi piace. Così come non mi piace, motivo numero 2 di disagio, è vedere che vengono comunque mischiate su tutte le spazzole, tutti i vermi, gli accessori. Ok, chiudo la finestra perché ovviamente io giro il video e arriva puntualmente il trattore. Ecco, odio vedere appunto mischiare cose pulite e cose sporche, insomma, odio vedere questo. Motivo numero 3 di disagio sono le riviste che trovate dalla parrucchiera. Allora, io solitamente porto sempre il libro che sto leggendo in quel periodo, in quel periodo, e quindi mi metto lì a leggere, anzi approfitto anche a fare finta di essere concentrata nella lettura, così nessuno mi parla, nessuno mi rompe le scatole. Però può succedere che magari io il libro me lo sia dimenticato, magari abbia deciso all'ultimo di andare dalla parrucchiera e non ce l'ho dietro il libro, quindi comunque poi mi ritrovo a passare il tempo a guardare le riviste che ci sono dalla parrucchiera, più che altro appunto le sfoglio e guardo le figure, perché tanto a me del gossip non interessa nulla. Comunque, una cosa che mi fa rabbrividire è vedere nelle pagine di questi giornali il bordo inferiore a destra che è un po' rovinato, un po' accartocciato, perché le persone sfogliano le pagine leccandosi le dita. Io odio vedere la gente che si lecca le dita per sfogliare la carta, è una cosa proprio che io non capisco, è un tic nervoso, cos'è? Perché, cioè, a me non serve, cioè le pagine mi si sfogliano bene normalmente, perché mi devo leccare le dita? E quindi io mi ritrovo sempre a cercare di girare queste pagine prendendole per i posti più impensati, soprattutto verso l'alto comunque della pagina, cerco sempre appunto di girare lì per non toccare il bordo inferiore, però a me lì lo sguardo mi ci casca sempre e mi dà tantissimo fastidio. Motivo di disagio numero 4 è quando tu stai facendo la fila e ti senti chiamare per lavare la testa subito dopo che hanno finito di lavare un'altra persona, e quindi tu devi appoggiare il tuo collo
dove un attimo prima ce l'ha appoggiato un'altra persona. E anche lì io rabbrividisco perché penso alle cellule morte, alla pelle morta comunque che ognuno di noi ha, produce, e che quindi magari saranno lì dove io vado ad appoggiare il mio collo, quelle di quell'altra persona. E quindi no. Così come mi dà fastidio motivo numero 5 di disagio è quando hanno toccato una persona, i capelli di una persona, e vengono subito a toccare anche i miei, e anche lì non ce la faccio, io non riesco proprio a sentire i capelli puliti, a sentirmi pulita quando torno dal parrucchiere, cioè è più forte di me, non ce la faccio. Motivo numero 6 di disagio è quando vedo persone che vengono da casa, quindi non lavano i capelli dal parrucchiere, li hanno già lavati a casa loro, magari anche dal giorno prima, e se li fanno acconciare, fanno mettere in piega. E anche lì io sclero, perché già non sono puliti per me i capelli che si lavano dal parrucchiere, figuriamoci se vedo una persona che nemmeno li lava i capelli lì, ma arriva già da casa, e io già lì penso che ce li abbia sporchi in mille modi, e quindi poi dopo vedo quelle cose che usano su quella persona usate anche su di me, spazio, le pettine e cose varie, e non ce la posso fare. E motivo numero 7 di disagio è quando comunque tagli i capelli e ti ritrovi poi quei pezzettini di capelli tagliati ovunque, ti li ritrovi ovunque, perché è impossibile che ti li possano togliere tutti da dosso. Io infatti adesso, che praticamente è un annetto che mi sistemo i capelli a casa, quindi faccio la rasatura, li scorcio e tutto, cioè non potete capire le scene che faccio nel bagno pur di evitare comunque che mi si attacchino, mi si appiccino questi capelli addosso, e ci riesco comunque da sola, mi metto in modo strano anche nella doccia, però insomma riesco a tagliarli, a sistemarli e a non avere i capelli addosso. E quindi poi alla fine il motivo numero 8 di disagio è il dover pure pagare alla fine di tutto, dopo che si è stati lì a sopportare tutte queste cose in silenzio, doverci pure pagare sopra per questa cosa. E io poi inevitabilmente ogni volta che sono tornata dalla parrucchiera mi sono sempre rifatta la doccia, ho rilavato subito anche tutti i capelli, perché mi crea troppa ansia questo posto. E quindi niente, questa è la mia breve riflessione sui disagi che io provo dal parrucchiere. Fatemi sapere se anche voi la pensate come me, ma probabilmente no, che sono solo io quella strana, però per me è così e finché posso li sistemo da sola. Tanto alla fine più o meno il risultato è lo stesso che di quando vado dalla parrucchiera. E quindi niente, io vi ricordo che sotto trovate il link per i miei social, soprattutto Instagram, e vi aspetto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!